tutti, porgo i saluti della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, a tutti i relatori, in particolar modo ai promotori di questa iniziativa, la senatrice Valeria Fedeli, l'Associazione Calcio con la sua presidente Felice Pelagalli, a sua eminenza Monsignor Paglia, a tutti gli esperti qui presenti. Consentitemi poi anche di salutare in particolar modo la direttrice generale Sandra Gallina, responsabile della direzione generale Santé della Commissione Europea, il direttore generale Roberto Viola, responsabile della direzione Connect. Sono poi anche lieto di introdurre questa conferenza finale come rappresentanza in Italia della Commissione. Non solo abbiamo patrocinato questo progetto, questo incontro finale, ma abbiamo anche accompagnato l'elaborazione delle proposte che saranno qui oggi illustrate, partecipando direttamente ai vari workshop preliminari, evidenziando di volta in volta il quadro europeo di intervento dei programmi europei per la salute dei cittadini. E permettetemi in questo senso di ringraziare il mio collega Vittorio Calapriccio, che è stato la forza trainante di questo lavoro. Questa commissione è una commissione che nasce e subito si trova a dover affrontare alcune drammatiche realtà: la lotta al Covid, poi la ripresa economica e oggi naturalmente la guerra in Ucraina. Di fronte a queste realtà così drammatiche, la Commissione però non solo ha reagito per tutti i cittadini europei, ma ha anche tracciato una linea e un metodo strategico. Da un lato, la lotta alla pandemia è stata combattuta da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea grazie ai vaccini, alla ricerca e all'innovazione europea, ed è stata una lotta che è stata condotta assieme. E assieme è stata condotta anche la ripresa economica, e assieme ora dobbiamo lavorare per la trasformazione digitale, che sarà un acceleratore di questa ripresa grazie allo sfruttamento e alla regolamentazione dei dati e delle tecnologie digitali. La presidente Ursula von der Leyen aveva già disegnato, fin dai primi anni della sua, ai primi momenti della sua presidenza, come che da qui al 2030 sia definito il decennio digitale dell'Europa, un decennio in cui l'Europa può e deve governare le tecnologie e i sistemi di intelligenza artificiali per decidere quale direzione vogliamo prendere come individui, come società e naturalmente come democrazia. La Commissione dunque ha preparato la strada al decennio digitale attraverso proposte legislative tese a sfruttare le enormi potenzialità dei dati e allo stesso tempo porre regole alla costruzione di un ecosistema digitale europeo. Pensiamo, solo per citare alcuni degli esempi rilevanti, alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, al Digital Service Act, al Digital Market Act, che servono per regolare le grandi piattaforme digitali da utilizzare in linea con i normi e i valori dell'Unione Europea e che ci differenzia marcatamente da altri partner vicini e meno vicini. Pensiamo alla creazione di spazi comuni di dati a beneficio dei cittadini, delle imprese pubbliche, delle pubbliche amministrazioni e dei ricercatori. Pensiamo alla realizzazione dei supercomputer ad alta prestazione, tra cui uno a Bologna. Pensiamo alla strategia europea per la cyber security, per contribuire alla sicurezza dei dati e alle infrastrutture critiche a livello europeo. In questo quadro, il Next Generation EU e il PNRR, che lo traduce in Italia, nate per circostanze che sono state eccezionali, rappresentano oggi una opportunità straordinaria per emergere più forti dalla crisi della pandemia, trasformare le nostre società, realizzare un'Europa più verde, digitale, più sostenibile, più inclusiva. Oltre a questo abbiamo i programmi europei come Europa Digitale, come Europa per la Salute, che è EU4Health, come Orizzonte Europa, conosciuto anche come Horizon Europe, che sono previsti dal quadro finanziario del prossimo settennato e che rappresentano ulteriori strumenti strategici di finanziamento per progetti a livello europeo da utilizzare in parte anche nel mondo della sanità, della ricerca e dell'innovazione tecnologica. In questo scenario, dunque, la strategia europea per la salute diventa parte integrante della strategia europea dei dati, rafforzandola nella sua efficacia. Ora, permettetemi di concludere ricordandoci come il connubio tra dati, intelligenza artificiale, il mondo della sanità e della salute è un'alleanza vincente per costruire la futura Unione Europea della Salute e proteggere la salute dei cittadini europei ovunque si trovino,
perché molti degli anziani di domani, di cui il signor parlava un secondo fa, sono cittadini anche che viaggiano in Europa e continueranno a viaggiare, e dunque bisognerà affrontare e prevenire le future pandemie migliorando la resistenza e la resilienza dei sistemi sanitari europei. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti.